Grazie e bentornati sul nostro canale dal vostro The Batman, il Cavaliere Oscuro di YouTube, per questa nuova sessione del gioco di ruolo Lex Occultum, macabre avventure nell'Europa del XVIII secolo. Siamo tornati qui in diretta con l'amico youtuber CascioR88. Eccoci qui, questa sera come vedete il Game Master anche si è, diciamo, agghindato per scoprire, perché questa sera conosceremo finalmente uno dei primi personaggi mistici di questa avventura che incontrerà il nostro inquisitore Steven Cascio. E il personaggio, ovviamente, scoprirete durante la sessione, insomma, durante questa sessione scoprirete l'identità di questo personaggio che ovviamente non vi sarà rivelata subito. Allora, cominciamo subito. Ovviamente, nello scorso episodio, per chi ci ha seguito nel tredicesimo capitolo, questo è il quattordicesimo capitolo, l'inquisitore Steven Cascio era stato mandato dal suo ultimo maestro dell'Inquisizione dopo l'attacco alla chiesa, era stato mandato da questo ex inquisitore, perché il nostro inquisitore Steven Cascio deve andare in questa vecchia casa di Londra e conoscere questo ex inquisitore, che si dice sia stato uno dei più grandi maestri dell'Inquisizione di questo secolo. Quindi lui ovviamente si deve recare ne nella casa di questo inquisitore che ancora non si sa chi è. Ecco perché mi sono agghindato, perché l'inquisitore è vestito con questo strano cappuccio che adesso vi andremo a svelare. Allora, ovviamente la casa di questo inquisitore ovviamente si trova nel centro di Londra, è una casa molto vecchia, molto antica, e ovviamente il nostro inquisitore ovviamente va lì, perché insomma è stato mandato lì dall'inquisizione stessa, e quindi ovviamente bussa alla porta, la porta incredibilmente si apre da sola, e questo insomma l'inquisitore Cascio entra in questo piccolo corridoio fatto di legno e entra in questa specie di stanza. Ovviamente già la stanza è strana di suo perché ci sono degli strani oggetti appesi, ci sono dei pentacoli sopra il tavolo, dei tarocchi, ci sono delle strane iscrizioni incise sulla porta e Una cosa del numero 4, insomma. sì, una specie di luogo occulto. Incredibilmente si mostra questo ex inquisitore che è un personaggio, come vedete, vestito così, con questa tunica nera, è vestito così. Aspetta che adesso mi agghindo, stacco un attimo la videocamera così non mi vedete. Il personaggio si prepara a far entrare il suo ingresso. Ora lo vedrai, aspetta Cascio che mi sto preparando. No, non ci Aspetta, credo. aspetta, aspetta. Cazzo, Non madonna. ci posso credere. Mi si è incastrata la maschera. No! Mi si è incastrata la maschera, no, dai. Come trema! Si è incastrata la maschera. Aspetta, Uccidendo con le tue mani! aspetta. Mamma Sei mia! pronto? Arriva il personaggio mistico. Mamma mia, mamma mia! Questo è il Eccolo. percorso dei boss, Il personaggio questo! mistico si presenta agghindato così. Ha una Mamma mia, lunga ti tunica. Resident Evil 4, Ma se eh! non mi fai finire la Ora posso descrizione, anche di non è fare bello, eh. sei proprio il top, sei da Allora, sparare sì, se mi fai finire, magari. Allora, il personaggio entra nella stanza vestito con una lunga tunica nera. Come vedete, ha una maschera bianca che per non farsi riconoscere in volto. L'unica parte del suo corpo visibile sono le sue scarpe, che sono nere, e ha i bracci scoperti, completamente ricoperti da tatuaggi occulti, fatti di, sembrano di gesso neri. Ha tutti e due i bracci completamente ricoperti. Si presenta, non dice il suo nome, ma si presenta come Mastro Orioles. Ti dice: salve, Inquisitore Cascio, io sono Mastro Orioles, ex inquisitore del Vaticano. So che sei stato mandato da me per metterti a corrente di nuove informazioni per quanto riguarda il mondo delle ombre. Questo strano personaggio ovviamente comincia a parlarti del mondo delle ombre e ti dice: Inquisitore Cascio, il mondo è in grave pericolo perché ho saputo che accidentalmente gli Illuminati hanno aperto quattro portali mistici che conducono al mondo delle ombre. Il mondo delle ombre è un luogo, è un regno mistico e soprannaturale. È chiamato il Grande Oltre, il reame delle tenebre, la zona del crepuscolo, detto anche il vuoto.
Sono molti i nomi con cui ho sentito chiamare il mondo delle ombre da molti uomini illuminati e istruiti. Magari se eviti di eruttare. Sono molti i nomi con cui ho sentito chiamare il mondo delle ombre da molti uomini illuminati e istruiti. Menti superiori alla mia hanno speso innumerevoli vite provando a decifrare le sue verità e rispondere alle sue domande, eppure ne sappiamo ancora così poco. Tutto ciò che posso dirvi con certezza è che il mondo delle ombre è ciò che si trova oltre. Ma oltre cosa? Ebbene, se lo sapessi sarei l'uomo più potente della storia. Posso dirvi solo ciò che io credo, e ciò che credo è che sia un luogo di mezzo, un posto né di vita né di morte, né di luce né di oscurità, né di giorno né di notte. Un luogo del genere l'ho visto negli occhi dei pazzi e nella carne dei malati, l'ho sentito nei farfugli dei matti e nei sussurri degli spettri. Vedo che sai di cosa sto parlando, Inquisitore Cascio. Anche tu l'hai visto. Nei loro occhi lattiginosi e tristi a me appare come un velo sottile, come se potessi toccarlo se solo allungassi la mano. Così poco, molto poco ci separa da esso. Una pugnalata al cuore, un passo falso su un tetto o semplicemente il minimo sorso dal bicchiere sbagliato ti può portare al mondo delle ombre. Nei miei momenti più bui ho visto aprirsi un varco, anche se solo per un attimo. Vedete, a volte il mondo delle ombre ritorna da noi, a volte violentemente, altre volte in modo quasi seducente. Fantasmi, demoni, diavoli, non saprei dirlo, poiché coloro che possiedono le risposte a tali questioni non vivono abbastanza da poterle raccontare. Nel Ciao, più corso parole mai, muoviti della calmo. storia molte civiltà hanno tentato di entrare in comunione con il mondo delle ombre, perfino di entrarci fisicamente. Ovviamente il nostro personaggio, dato che è un ex inquisitore, lui ovviamente ci sono vari modi di entrare nel mondo delle ombre. E ovviamente il modo di entrare nel mondo delle ombre di questo personaggio mistico, dal volto sconosciuto, sono i tatuaggi, ovvero i tatuaggi demoniaci che lui si è tatuato nel suo corpo, come vedete, come ti ho detto dalla descrizione. Ancora non si conosce l'identità di questo personaggio perché, come ti ho detto, si appare con questa tunica nera e con questa maschera bianca. Quindi ti dice il primo passo, Inquisitore Cascio, è di armarsi e di andare nella prima città perché ci sono quattro portali. La tua prossima missione sarà trovare questi quattro portali e richiuderli prima che i demoni entrino in questi portali e si introducano nel nostro mondo. Quindi, nelle prossime sessioni di Lex Occultum, ovviamente, cercheremo di scoprire questi portali e cercare di richiuderli, ed insomma, dovrai cercare di richiuderli. E ovviamente ancora non scopriremo l'identità di questo personaggio, perché, come ti ho detto, per il momento l'identità è nascosta dalla maschera, quindi per il momento questo personaggio mistico per il momento ti affiancherà, ma non ti aiuterà a combattere. Lui è soltanto di supporto, cioè lui ti aiuterà a trovare questi portali, ti aiuterà a richiuderli, però sarai te che dovrai combattere. Lui, diciamo, è una specie di mentore che, insomma, dato che è stato un grande inquisitore, ti potrebbe aiutare, diciamo, a richiudere questi strani portali. Comunque, i portali, come ti ho detto, sono quattro. Infatti, le prossime missioni saranno quattro in Lex Occultum. E ti spiego subito: i quattro portali sono divisi in quattro città. Queste città sono: la prima città è Amsterdam, la seconda città sarà Copenaghen, la terza città sarà Praga. E l'ultima città sarà in Russia, ovvero a San Pietroburgo. Queste saranno le prossime missioni che ti attendono come inquisitore. Quindi, però, prima di cercare questi quattro portali, l'inquisitore ti deve sottoporre a un'ulteriore prova, perché comunque non sei stato addestrato alle prove del mondo delle ombre, perché comunque sono prove abbastanza difficili. Adesso mi cavo la tunica perché devo tornare normale. Aspetta un attimo. Allora, questo personaggio mistico ti sottopone alla prova del mondo delle ombre. Ti fa inginocchiare, ti fa mettere, diciamo, Era più bello prima. ti fa inginocchiare, ti fa mettere in ginocchio, traccia un pentacolo su di te e
e con i suoi tatuaggi li passa con una Cioè, mano, sembri ora il ovviamente mostro. con uno strano rituale, con uno strano rituale ti manda direttamente nel mondo delle ombre per farti, diciamo, provare in anteprima cosa si prova quando ci si avvicina a questi portali, perché purtroppo gli Illuminati hanno creato un caos e hanno inavvertitamente aperto questi portali su un altro mondo, un mondo demoniaco, ovviamente, che te, ovviamente, in quanto grande inquisitore della Chiesa del Vaticano, sei ovviamente tenuto a richiudere, perché sennò qualche demone potrebbe entrare nel mondo e uccidere tutti. Quindi, però, la tua prima prova sarà ovviamente di affrontare un tuo primo demone direttamente nel mondo delle ombre. Allora, il demone ovviamente è abbastanza forte perché comunque è comunque un demone. Comunque, non hai 27 punti vita, ma ne hai 32. Sei tornato a 32 punti vita. Ok? 32. Sì, perché comunque quando sei andato a trovare questo personaggio, lui ti ha curato insomma, con i suoi poteri da ex inquisitore. E comunque, dato che devi affrontare un demone, qui la sfida si fa più ardua. Perché il demone ovviamente è molto più forte, è il mondo delle ombre, quindi il demone ha 65 punti vita. Proprio così, cioè è una sfida un pochino più ardua, 65 punti vita. Questo è un occultista. Sì, è una specie di occultista Questo inquisitore. è uscito da Resident Evil Non 4. si sa, come ti ho detto, lui si fa chiamare Mastro Orioles, non si sa chi sia la vera identità, però in qualche missione, andando avanti all'Ex Occultum, ovviamente scopriremo ovviamente l'identità di questo personaggio. Ovviamente, entrando nel mondo delle ombre, non si vede proprio niente. È un mondo sfocato, fatto di nebbia nera, fatto, insomma, non si vede poco. Niente, il tuo primo demone ovviamente non è molto difficile, però è molto forte perché comunque ha 65 punti vita. È un piccolo demone cornuto, nero, piccolino, con dei grossi artigli. E ovviamente dobbiamo provare ovviamente a distruggerlo. Perciò cominciamo subito con il dado da 20, vai. Da 20, 18. 18. Ma veramente? 18. Ma roba incredibile. Dai. 10. 16, tocca a me attaccare. E perdi 3 punti vita. Ok, quindi vado a 29. Esatto, vai a 29. Puoi ritirare il dado. 14. Aspetta che mi si è incastrato. O ok, 9, puoi attaccare te ora. 17. Bel colpo. 48, sono rimasto a 48. Tiro il dado. 14. 13. Toccami attaccare e perdi. No, perdi un punto vita solo stavolta. Vai a 28. Tira sempre il dado, vai. 18. 1, toccati attaccare. Quanto? 3. Ah, 3. Meno 3, ok. Vado, sono ancora 45. Tiro il dado. 16. Toccami 11. attaccare. Stavolta perdi di più. Perdi 8 punti vita. E vai a 20, esattamente. Tiro il dado, da 20 sempre 19. Undici, un'altra volta. Tocca ancora a me attaccare, perdi 3 punti vita. Quindi vado a 17. Vai, 17. 12. 13 Toccati per attaccare. 1, 18. 18. Vado a 27. Bel colpo, cash. 3, ho fatto 3.
7. Toccati attaccare, vai. 4. Ah, solo 4, stavolta basso, sono ancora 23 punti vita. 4. 9. Tocca a te, tira. 3. 3, solo 3. Vado a 20. Donna dado. 18. 2. Toccami attaccare, perdi 2 punti vita. 15. Cioè quanto sei? Io sono rimasto a 20. Sono fatto 17. 2. Tocca ancora a me. Perdi altri 2 punti vita. 13. Venti. Toccati attaccare. 5. Ok. Vado a 15. 16. Vai. 13. Ok. Perdi 1. Un punto vita. 6, 12, io sono a 15. 9. 2. Tocca ancora a me, l'attacco. Perdi 6 punti vita stavolta. 4. 6, perdi 6, vai a 6. Ah, 6, 6, 12, quindi vado a 6. 3, 6, eh? 15 ancora. Sto faccia bianca, non me lo tolgo più. Fatto 5, vai. Io 3, no. Tocca ancora a me l'attacco. Perdi. Aspetta che ho tirato male. Perdi 3. No. 6 a 3, No, sono 3 punti vita. Stai perdendo contro il demone, attenzione. Ho fatto fuori il dragone dei fuochi. 13. 1. Ah, attenzione, ora c'è il tiro finale. Ah, ora muore. Sì, sei, hai perso. Colpo al cuore morto, no finisce aspetta, questa era solo una prova. Questa era solo una prova, ovviamente. Perché prima che tu muoia, questa è solo una prova. Prima che tu muoia, il personaggio bendato interviene e dice: va di retro, demone, ritorna da dove sei venuto. E allora il demone praticamente se ne va. E no, praticamente non ti finisce, perché lui praticamente ti ha fatto vedere un'anteprima del mondo delle ombre e di quali saranno praticamente i prossimi nemici che dovrai affrontare durante le prossime sessioni di Exo appunto, perché ovviamente il livello qui si sta alzando parecchio, ovviamente. Purtroppo per te hai fallito la prova, quindi purtroppo il personaggio mistico non ti premierà, perché se vincevi la prova ovviamente ti aumentava il tuo potere, però purtroppo hai perso, quindi purtroppo rimani così. Non succede niente. E quindi niente, per il momento finisce qui questa nuova sessione. No, non sei morto. Diciamo che lui ti ha mostrato una prova del mondo delle ombre, di come sarà entrare nel mondo delle ombre, perché quando ti avvicinerai nei portali, in questi portali, quando andrai in queste città, ci saranno questi portali. E ovviamente per chiudere il portale devi entrare nel portale e affrontare il demone che ovviamente difende il portale. E ovviamente i demoni saranno forti e tosti come questo qui. E questo era soltanto una prova, era soltanto un piccolo antipasto di quello che ti aspetta nelle prossime sessioni. Quindi il gioco sta diventando abbastanza difficile. Quindi per il momento ci fermiamo qui per questa nuova scoperta del mondo delle ombre e finalmente abbiamo scoperto uno dei primi e grandi personaggi di questo mondo di Lex Occulto, ovvero il mistico e ex demonologo ed ex grande inquisitore Mastro Orioles, che ancora non sappiamo chi sia perché la sua maschera ovviamente
portano in volto una maschera, quindi ancora non sappiamo chi ci sia dietro di lui. Potresti essere te, non si sa chi sia, perciò lo scopriremo nelle prossime. Ovviamente, ragazzi, lo scoprirete nelle prossime puntate di Lex Occulto. Ma come sempre, se vi è piaciuta questa nuova sessione, mi raccomando, lasciate un like. Naturalmente, continuate a mandare il vostro supporto, continuate a seguirci iscrivendovi al canale. Naturalmente, continuate a seguirci se volete scoprire chi si cela dietro l'identità di Mastro Orioles. A presto, ragazzi, per un nuovo video. Ciao e a presto. Ciao.